sabato 11 febbraio 2023. La più cordiale buonasera dal palazzetto Cheope a Casalgrande. Siete in collegamento su Eleven Sports per vivere insieme le emozioni, il racconto di questa imminente sfida valevole per la 15ª giornata della massima divisione di pallamano femminile. Cassano Magnago affronta le padrone di casa, ovviamente targate Casalgrande Padana. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questo sabato per raccontare, per descrivere quanto succederà tra poco su queste tavole sotto le volte lignee del Palacheope. 15ª giornata, lo ripetiamo, in palio punti molto pesanti per ambo le formazioni. Sono le ore 18 e 27 minuti primi, quindi ancora 3 minuti prima di dare inizio a questa tenzone sportiva che preannuncia scintille pallamanistiche, bollicine di pallamano champagne, è proprio il caso di dirlo, perché lo ripetiamo, insomma, entrambe le squadre inseguono obiettivi di primo piano. Nella fattispecie Cassano Magnago è quinta in classifica con 16 punti fin qui collezionati e può ancora sperare a buon diritto di ottenere un posto nei playoff che assegneranno il tricolore. Viceversa, la Casalgrande Padana staziona al 7° posto a quota 12 punti. Nel 2023 non ha ancora collezionato vittorie e oggi le biancorosse, oggi in casacca gialla per l'occasione, le biancorosse comunque allenate da Marco Agazzani hanno assoluto bisogno di una vittoria per evitare di sprofondare nella buca rappresentata dai play-out. Ora la Padana è appena fuori, nonostante sia a pari punti con Ferrara, però la Padana è in questo momento premiata dal vantaggio negli scontri diretti con le ferraresi, ma soltanto per questo, in questo momento la Padana sarebbe fuori dai play-out e con una eventuale sconfitta oggi contro Cassano Magnago le padrone di casa rischiano proprio veramente di finire in posizioni di classifica sicuramente pericolose. Ora è lo speaker, che è il direttore generale della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Alberto Aldini, sta chiamando le squadre in campo. Vedete nei vostri teleschermi alla vostra destra appunto Cassano Magnago nella consueta tenuta amaranto, mentre invece nella parte sinistra dei vostri monitor state vedendo la Casalgrande Padana fare il proprio ingresso in campo e ricevere il saluto da parte del pubblico del palazzetto Cheope. Riello e Panetta, gli arbitri designati per dirigere questo confronto. Ricordiamo che entrambe le squadre provengono dalla eliminazione nei quarti di Coppa Italia. Nella fattispecie la compagine ceramica ha pagato dazio contro Erice, che poi ha vinto la manifestazione. Invece Cassano Magnago si è resa protagonista di un battagliero quarto di finale contro Bressanone, vinto di misura, vinto proprio per poche incollature dalla compagine Alto Atesina, poi sconfitta a sua volta in finale proprio dalla già menzionata Erice. Un saluto intanto, tra poco vedremo le tue delle formazioni, degli schieramenti di questa sera. Un saluto intanto a tutto il pubblico che sicuramente in questo momento ci sta seguendo da Cassano Magnago, dalla provincia di Varese, dall'Alto Milanese, più in generale dalla Lombardia, poiché sappiamo bene quanto sia elevato e quanto sia sicuramente cospicuo il pubblico lombardo che segue, che è affezionato alle sorti della compagine cassanese, un pubblico che anche questa sera sicuramente non mancherà di far sentire il proprio supporto alle Amaranto, sia pure a distanza, sia pure tramite il collegamento con Eleven Sports. Tra pochissimo le formazioni in campo, gli schieramenti per meglio dire, che daranno vita a questo confronto, lo ricordiamo, valevole per la 15ª giornata della massima divisione di pallamano femminile. Casalgrande, maglia gialla, Cassano Magnago, casacca amaranto. Tra pochissimo lo ripetiamo, le formazioni protagoniste. Ripeto, è una sfida da non perdere, sono le ore 18:31, quindi a minuti, proprio a tra pochi istanti si attende l'inizio della contesa. Ripetiamo, sfida da non perdere, è un ottimo appuntamento per Sanremo data la ricorrenza di questi giorni e appunto di questa sera.
quindi non andate via, rimanete collegati con noi, perché veramente tutto lascia pensare a una sfida di grande intensità, molto combattuta da ambo le parti. Ovviamente più tardi saremo precisi, ecco, per quanto riguarda il calendario di entrambe le formazioni, un mese di febbraio che è cominciato lo scorso fine settimana con la disputa della Coppa Italia in quel di Rimini e che sarà denso da ora in avanti di impegni di campionato. Più tardi vi riferiremo adeguatamente anche in merito all'agenda che entrambe le formazioni si troveranno ad affrontare sabato prossimo e anche nel sabato successivo. Poi, come voi ben sapete, il campionato osserverà una nuova sosta per poi riprendere il 18 marzo, ma di questo ci sarà tempo e modo per parlare. Intanto vediamo Casagrande Padana schierata è già a centrocampo, così come Cassano Magnago, vediamo. Sì. E ora un minuto di silenzio per la memoria delle tante, troppe vittime del terremoto in Turchia e Siria. Un minuto a cui ci associamo ovviamente anche noi. Un momento commemorativo assolutamente doveroso, un momento di anche riflessione in merito a quanto accaduto purtroppo in questi giorni in Turchia e Siria, e dopodiché si può cominciare. Infatti la gara è iniziata da pochi istanti, alle 18:34 minuti primi qui al palazzetto Cheope di Casagrande, con la Casagrande Padana in avanti. Vi avevamo promesso prima gli schieramenti in campo e quindi ora manteniamo la promessa, partendo per dovere di ospitalità da Cassano Magnago, che si presenta qui al Cheope con la numero 5 Sofia Ferrazzi, con il numero 10 Gloria Montolli, con il numero 11 Chiara Priolo, con il 17 Michela Cobianchi, la capitana, con il numero 19 Giulia Gozzi, con il numero 27 Giulia Laita, con il numero 30 Sara Zanellini, con il numero 35 Eva Brogi, con il numero 38 Asia Macchi, con il 46 Lisa Michelle Ponti, con il numero 49 Alessia Zizzo, con il numero 55 Bianca Ioana Barbosu, con il numero 89 Giulia Milan, con il numero 92 Nila Bertolino e con il numero 95 Alice Milan, allenatore ovviamente Salvatore Onelli. E mentre Cassano Magnago è in avanti alla ricerca della prima realizzazione di questa sfida, realizzazione che comunque non va a segno, vediamo la Casagrande Padana che si presenta. Intanto c'è il gol di Simona Artoni, numero 14. Simona Artoni dalla centrale apre le realizzazioni, 1-0 a favore delle padrone di casa. Quindi dicevamo, la Casagrande Padana che si presenta con la numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto la capitana, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il numero 20 Emma Baroni, con il numero 21 Matilde Giovannini, con il numero 26 Giulia Mattioli, con il numero 33 Gaia Lusetti. L'allenatore al solito è Marco Agazzani. Situazione quando sono passati poco più di due minuti dall'inizio dell'incontro: Casagrande Padana 1, Cassano Magnago 0. Ripetiamo varie volte il punteggio a beneficio di quanti in questo momento non potessero dare sufficientemente attenzione ai vari monitor, poiché impegnati in altre attività. 1-0, Simona Artoni per il momento decide, e adesso ci pensa anche la sorella Alessia Artoni a siglare ancora, a trovare una volta la via del gol per la formazione biancorossa. 2-0, e complimenti ovviamente alle sorelle Artoni che proprio oggi peraltro festeggiano il loro 23° compleanno, quindi tanti auguri sia a Simona che ad Alessia.
2-0 quindi la situazione, avvio di gara quindi nettamente favorevole alla Casagrande Padana, ma di certo Cassano Magnago in questo momento in avanti non ha alcuna intenzione di mollare la presa così facilmente, e a testimoniare la grande combattività e le qualità che caratterizzano la compagine in Subrica c'è anche il risultato del confronto di andata disputato lo scorso 8 ecco, stavamo vedendo qui intanto l'azione, dicevamo, disputato ad ottobre, sabato 8, e in quell'occasione Cassano Magnago si è imposta con il punteggio di 29-26 e nell'occasione ci furono grandi e ottimi riscontri per Michela Cobianchi, che mise a segno ben 9 sigilli, mentre Sofia Ferrazzi totalizzò 6 gol. Per quanto riguarda invece Casalgrande, alla Padana all'andata non sono bastati gli 8 gol messi a segno dalla pivot Francesca Franco, molto ispirata in occasione della sfida disputata al Palatacca lo scorso 8 ottobre. Ma questa è già storia, ora è il momento di lasciare il passo, il posto alla cronaca. La cronaca dice che la Padana in queste prime fasi è signora e padrona non solo del campo ma anche del punteggio, poiché Asia Mangone pochi istanti fa ha segnato la terza realizzazione casalgrandese, 3-0, quindi avvio di grande qualità, avvio di grande impatto da parte delle ragazze allenate da Marco Agazzani, più che mai determinate nella chiara intenzione di distogliersi quanto prima e con la massima efficacia da una situazione di classifica che per il momento non è tra le più favorevoli. Ancora Casagrande davanti con Cassano che ha di nuovo perso palla a Alessia Artoni, questa volta un po' sfortunata, prende il palo a sinistra del portiere Nilla Bertolino, portiere plurititolata e che tra le altre cose pochi giorni fa è stata premiata con il FIGH Awards 2022 per il miglior portiere della massima serie femminile, un premio prestigioso e possiamo dire sicuramente meritato per l'estremo difensore cassanese. Intanto c'è rigore a favore delle Amaranto, Giulia Gozzi contro Nadia Yelen Bordon, Giulia Gozzi ha la meglio e così dopo 5 minuti e 16 secondi la formazione lombarda trova per la prima volta la via della rete, 3-1 Giulia Gozzi su rigore, 3-1 È una Casagrande Padana comunque che ha costruito fin qui un dominio saldo, un dominio forte, un dominio importante su questa partita. Un buon lavoro sicuramente costruito in questo primissimo segmento dell'incontro. Un lavoro che non deve essere disperso e Ilenia Furlanetto ne ha piena contezza di ciò. Non a caso realizza il quarto centro per la sua squadra e anche il suo primo personale. Ma attenzione a Cassano Magnago che non perde certo tempo nell'individuale riscatto. Asia Macchi permette di accorciare le distanze alla compagine varesina, c'è rigore intanto a favore della Casagrande Padana per l'intervento commesso ai danni di Marianna Orlandi, l'ala di Veggia di Casalgrande, Veggia appunto frazione di Casalgrande. Dai 7 metri si presenta Ilenia Furlanetto, specialista delle conclusioni dalla linea del rigore. Ilenia Furlanetto mantiene fede alla propria fama, niente da fare per la pur bravissima e meritevole Nila Bertolino, 1-1 dai 7 metri per la Casagrande Padana e 5-2 a favore delle padrone di casa il punteggio complessivo. E ora Cassano Magnago ancora in avanti, Cassano Magnago colta imparzialmente di sorpresa da questo avvio veramente scattante, veramente sprint da parte delle avversarie, ma mai sottovalutare Cassano Magnago che peraltro ha cominciato il 2023 Coppa a parte. Intanto c'è il numero gol di Bianca Ioana Barbosu, uno tra i maggiori punti di forza della formazione Amaranto. Bianca Ioana Barbosu, primo gol per lei, sono 3 in totale quelli di Cassano Magnago. La formazione allenata da Salvatore Onelli ha cominciato il 2023 in campionato cogliendo una doppia e significativa vittoria casalinga, prima contro Mestrino e poi successivamente contro la Second Fox Ariosto Ferrara. Nel mezzo è arrivata la sconfitta onorevole per limitatissimo margine 31-28 sul campo della Yomi Salerno.
Tutto questo la dice lunga sulla forza e sulle intenzioni anche che contraddistinguono le altomilanesi in questa fase del, anzi fin dall'inizio del campionato e anche in particolare in questa fase della stagione agonistica. Intanto 5-3 non è cambiato il punteggio, mentre esprimevamo queste considerazioni, sottolineavamo queste puntualizzazioni. 5-3 intanto, ma con Cassano Magnago avanti che adesso ha la ghiotta occasione per riportarsi a meno 1. Lo potrebbe fare, lo poteva fare in questo momento con la conclusione dall'ala di Giulia Milan, ma il tiro è terminato fuori misura a destra del portiere italo-argentino di Casagrande, Nadia Ayelen Bordon. Vediamo Mariana Orlandi dall'altro lato del campo, non si fa pregare nel trovare la via della rete, non sbaglia, buona realizzazione, pregevole realizzazione dell'ala di Veggia di Casalgrande che si aiuta con la traversa. 6-3 e si ricomincia con Cassano Magnago in avanti alla ricerca di, nel tentativo di accorciare nuovamente le distanze. 6-3, partita comunque che non sta tradendo le attese almeno fino a questo momento. È una Casalgrande padana che sta legittimando il vantaggio fin qui acquisito, ma è anche una Cassano Magnago che lascia trasparire un carattere davvero ferreo, e quindi insomma l'epilogo di questo confronto è ben lungi dall'essere scritto, anche perché in questo momento Francesca Franco deve accomodarsi in panchina per i prossimi 120 secondi ed è una perdita ed è una sicuramente defezione di una certa importanza per le padrone di casa che si vedono private nei prossimi due minuti di una tra le atlete più rappresentative. Bene Asia Mangone che capisce tutto, smozza, quindi spezza l'attacco cassanese. Alessia Artoni lanciata in contropiede, ma Nina Bertolino non si fa sorprendere con la sua sapienza, con la sua maestria, intercetta il tentativo di conclusione da parte di Alessia Artoni. Intanto gli arbitri Riello e Panetta restituiscono palla a Casalgrande, che può così ripartire quando veleggiamo a grandi passi verso il decimo minuto con la Casalgrande padana 6-3 che doppia quindi in questo momento Cassano Magnago sul piano del punteggio. Casalgrande padana, lo abbiamo detto prima, motivata non soltanto a cogliere punti preziosi ma anche a cogliere un convincente riscatto dopo la sconfitta dell'andata. Peraltro all'andata le biancorosse provenivano da una doppia formazione casalinga contro due grossi calibri con appunto Ferrara e soprattutto Bressanone. Tutto lasciava pensare quindi al terzo successo consecutivo, invece Cassano Magnago ha sfruttato al meglio una giornata, a dire la verità, non proprio felicissima da parte della compagine ceramica. Compagine ceramica che adesso in avanti, Furlanetto ha tentato il tiro di prima intenzione sul passaggio di Asia Mangone, ma il tiro è troppo su Nina Bertolino, ancora in linea Furlanetto per Asia Mangone, cerca e trova la via della rete Asia Mangone. Secondo centro personale quando siamo al decimo minuto, 7 Casalgrande padana, 3 Cassano Magnago. Gara molto intensa, ottimo approccio alla partita da parte delle ragazze guidate da Marco Agazzani. Salvatore Onelli invece lo vediamo tra il perplesso e comunque il combattivo in questa fase. Qui c'è un gol inaspettato ma comunque assolutamente pregevole da parte di Giulia Gozzi dall'ala, che ridà fiato alle speranze, ridà fiato all'azione varesina. 7-4 quindi il punteggio. Padana che comunque mantiene un margine fin qui legittimato da quanto visto in campo. Diamo Franco che intanto è rientrata dopo aver scontato l'esclusione per due minuti combinata alle poc'anzi. Vediamo Furlanetto, cerca una sponda e Mariano Orlandi la trova a Mangone per Francesca Franco. Ancora Simone Artoni, autrice del primo gol di questa partita. Ilenia, Furlanetto, vediamo cosa si inventerà. Non filtra il passaggio per Alessia Artoni, poiché il contrasto su quest'ultima da parte di Bianca Ioanna Barbosu si è rivelato efficace e regolare. Ma c'è un nuovo contropiede da parte di Casalgrande. Alessia Artoni vince l'uno contro uno con Nina Bertolino e segna il suo secondo centro personale. Time out comprensibilmente chiesto dal tecnico amaranto Salvatore Onelli, e noi ne approfittiamo per epilogare la situazione quando sono passati 11 minuti e 46 secondi nel corso ovviamente del primo tempo. Casalgrande padana 8, Cassano Magnago 4 per la Casalgrande padana. Due gol di Asia Mangone, due reti Ilenia Furlanetto e due reti anche Alessia Artoni completano il quadro biancorosso. Un gol a testa per Simona Artoni e Mariana Orlandi,
Per quanto attiene invece Cassano Magnago, sono due i centri messi a segno da Giulia Gozzi, un gol per Asia Macchi e un gol per Bianca Ioana Barbosu. I rigori, si segnala quello realizzato da Casalgrande, uno su uno, così come anche uno su uno per Cassano Magnago, in gol su rigore rispettivamente Ilenia Furlanetto e Giulia Gozzi. Questa è la situazione, quindi mentre Onelli ha chiamato time out, un time out che volge al termine, un time out per cercare in qualche modo di spezzare questa spirale negativa che sta avvolgendo la formazione in subrica arrivata qui da Cassano Magnago, provincia di Varese. Ancora un saluto a quanti ci seguono dalla Lombardia tutta. 8-4 il punteggio e ora il pallino dell'azione offensiva è nelle mani di Cassano Magnago. Qui vicino a noi abbiamo il presidente biancorosso, il presidente della Pallamano Spallanzani Casalgrande, Sergio Cattani, che come sempre imperturbabile nella propria espressione, ma soffre sempre per la sorte delle proprie beniamine, in particolare in questo momento. Ma ancora una volta l'azione di Cassano Magnago si rivela inconcludente, quindi la Casalgrande Padana capisce tutto, può ripartire con Furlanetto a servire Alessia Antoni. Alessia Antoni realizza da posizione centrale ineccepibilmente nel suo terzo centro. In questo momento Alessia Antoni, la pivot casalgrandese, è la miglior realizzatrice dell'incontro, quando sono passati quasi 13 minuti dal fischio d'inizio. 9-4 per la Padana. Una eredità che la Padana deve assolutamente gestire con la massima sagacia e lucidità possibile, senza sottovalutare una Cassano Magnago fin qui apparsa opaca, non così brillante come in altre occasioni anche recenti, ma comunque una Cassano Magnago sempre in grado di colpire con le sue tiratrici di spessore, ad esempio Giulia Laita. Però Nadia Ayelen Bordon ci arriva in bello stile, buon intervento, pregevole intervento da parte dell'estremo difensore italo-argentino, diventata italiana appunto quest'estate. Intanto c'è un'esclusione per due minuti combinata ad Eva Broggi, la pivot terzino della compagine Amaranto, quindi c'è una momentanea inferiorità numerica a carico di Cassano Magnago. Sembra piovere sul bagnato quindi per la formazione ospite, ma dicevamo il tempo dei verdetti definitivi di questa sfida è ancora lontano. 13 minuti e 8 secondi in questo primo tempo, sono solo le 18:49, dobbiamo arrivare fino alle 20 circa, quindi di storia ce n'è ancora da scrivere parecchia. Mangone, Furlanetto per Francesca Franco, a servire ancora Ilenia Furlanetto. Vediamo come verrà imbastita l'azione di attacco biancorossa per Furlanetto. Carica il tiro, trova il palo a destra di Nina Bertolino e Giulia Gozzi arpiona prontamente il pallone per dare modo a Cassano Magnago di ripartire con una nuova azione di attacco. Un tocco di sfortuna anche questa volta carico di Ilenia Furlanetto, può permettere quindi a Cassano di riprendere fiato. Cassano Magnago che in questo momento rinuncia al portiere a applicare un extra play. Attenzione, c'è un doppio pallone in campo, ecco, anomalia che viene puntualmente risolta da Simona Artoni, che provvede a lanciare in tribuna il pallone rosa che ha inavvertitamente entrato sul parquet di gioco. Quindi la partita è già ripresa regolarmente con un tentativo di Cassano Magnago. C'è da dire comunque che la difesa casalgrandese sta lavorando molto bene sulle tiratrici in subriche ed è un lavoro sicuramente non semplice da compiere, in considerazione anche del pregevole potenziale offensivo che contraddistingue la compagine lombarda. Il tiro di Sofia Ferrazzi, 6 gol all'andata, questa volta non va a segno. Di nuovo la Padana è già pronta a ripartire. Simone Artoni realizza, un bellissimo compleanno fin qui per le sorelle Artoni, autrici di 5 gol in 2 fino a questo momento, 3 per Alessia e 2 per Simona. 10-4, non ce ne voglia il pubblico, l'uditorio favorevole a Cassano Magnago che ci sta seguendo attraverso Eleven Sports, ma questi 6 gol di margine, di appunto di vario favorevole alle biancorosse di casa, ci stanno davvero tutti per quanto si è visto in campo fino a questo momento. Siamo arrivati a metà del primo tempo, la Casalgrande Padana ha fornito senza dubbio una tra le migliori prove in questo campionato, in questa annata agonistica. Cassano Magnago invece ancora alla ricerca delle dimensioni giuste per cercare di scandagliare una retroguardia biancorossa che fin qui si è rivelata assolutamente granitica e in grande spolvero.
10-4, seguiamo ora l'attacco cassanese, Barbosu per Sofia Ferrazzi, da questi a Giulia Laita, Ferrazzi, Barbosu ancora, vedremo cosa si inventeranno le Amaranto per infrangere il muro casalgrandese, prova una penetrazione Giulia Laita ma viene puntualmente fermata, e allora Ferrazzi, Laita, di nuovo Ferrazzi, Laita, attenzione, gli arbitri hanno le mani alzate, Cassano Magnago sul filo del passivo, deve sbrigarsi a trovare un tiro che arriva puntualmente con Giulia Gozzi, Giulia Gozzi che va a segno realizzando così il suo terzo centro personale, 10-5 a favore di Casalgrande. Simona Artoni va in gol, ma gli arbitri avevano già fermato il gioco pochi istanti prima, quindi non è buona questa realizzazione da parte dell'ala centrale biancorossa in questo caso, in questa partita, in posizione stabilmente di ala. 10-5 quindi, quando sono passati 16 minuti e 25 secondi dal fischio d'inizio, siamo a metà del primo tempo, gara che promette, continua a promettere bene, in particolare per una Casalgrande padana fin qui sicuramente all'altezza del compito, ma attenzione, mai sottovalutare Cassano Magnago che ora cerca una sponda efficace in attacco e sporco l'aggancio di Bianca Ioana Barbosu, però comunque Cassano è riuscito in qualche modo a mantenere la palla in proprio possesso, e ora ancora carica il tiro Barbosu, questa volta una conclusione imperiosa, ficcante, magistrale, che non dà scampo a Nadia Ayren Bordon, la quale era comunque riuscita ad intuire la direzione del pallone. 10-6, piccolo parziale da parte di Cassano Magnago, 0-2 a favore delle Amaranto, un parziale che non deve preoccupare la Casalgrande padana, ma che sicuramente deve indurre il tecnico biancorosso Agazzagna qualche riflessione di sorta, perché subire un parziale da Cassano potrebbe anche essere pericoloso. Comunque Ilenia Furlanetto pensa lei a togliere le castagne dal fuoco per la Casalgrande padana, si gara il suo terzo gol personale lasciando partire una fiondata che non dà scampo alla pur brava Nila Bertolino. 11-6, ristabiliti quindi 5 gol di divario tra le due contendenti, erano 6 fino a pochi istanti fa, comunque un margine che si mantiene sicuramente esplicativo di quella che è la differenza tra le forze in campo emersa fino a questo punto, quando mancano 12 minuti all'intervallo, poco meno di 12 minuti alla pausa. Poi ovviamente durante la pausa noi ci scollegheremo per qualche istante, come sempre per qualche minuto, per poi riprendere la linea qui da Palazzetto Cheopi in via Aosta a Casalgrande per raccontarvi, per vivere insieme il secondo tempo di questa sfida. Questa è una sfida che è contrassegnata anche dal gol messo a segno pochi istanti fa da Asia Macchi da posizione ravvicinata. Asia Macchi, sono 2 i gol per lei. Ci prova Simone Artoni, ma questa volta trova solo il palo a destra di Bertolino. 11-7, Asia Mangone smorza l'azione Amaranto e va a sua volta in gol. Giocata perfetta da parte di Asia Mangone che ristabilisce i 5 gol di margine a favore della padana. 12 Casalgrande padana, 7 Cassano Magnago. Veramente bello il movimento di Asia Mangone, che sta fornendo una prova sicuramente di elevato spessore, come del resto anche dei suoi compagni di squadra fin qui. Attenzione a Cassano Magnago, bella la staffilata della capitana Michela Cobianchi, che realizza così il suo primo centro questa sera. Michela Cobianchi, giocatrice, la capitana in subrica, sempre in grado di colpire con grande regolarità in qualsiasi momento. Ora siamo già nell'area cassanese, dove Ilenia Furlanetto presidia l'azione di attacco, ma questa volta non filtra il passaggio a favore di Alessia Artoni. Cassano capisce tutto, Sara Zanellini va in gol in contropiede. Attenzione, 12-9, ancora mini parziale a favore della compagine lombarda. 12-9, attenzione, prendere parziali da Cassano Magnago può rivelarsi molto pericoloso per qualsiasi tipo di avversaria, Casalgrande padana compresa. Di certo le biancorosse lo sanno bene, anche perché di fronte ci sono due formazioni che si conoscono molto bene, che si sono affrontate svariate volte anche nel recente passato, non soltanto a livello di massima serie ma pure dei campionati giovanili. Intanto Asia Cristal Mangone, 4 gol per lei, 13-9 per la compagine ceramica, a favore della compagine ceramica quando è scoccato il 20esimo. Attenzione all'azione di attacco però ben filtrante di Michela Cobianchi. Michela Cobianchi a quanto pare ha scaldato la propria mano,
realizzando il punto del 13-10. Problemi fisici per la guardiana biancorossa Nadia Aguilera Bordon, zoppicante in questo momento. Ovviamente ci auguriamo che non sia nulla di grave anche per lei personalmente innanzitutto, e poi anche perché in questa partita sarebbe un peccato non vedere una protagonista, non vedere in campo una protagonista di assoluto talento come l'esperta guardiana in forza della Casagrande Padana. Comunque Nadia Aguilera Bordon si accomoda momentaneamente in panchina, rilevata da Valentina Bonaccini, portiere di San Rufino di Scandiano, portiere emergente, talento in grande crescita, ma Casagrande è già era già sul punto di trovare il gol con Asia Mangone che tuttavia è stata contrastata in fase di tiro, e questo costa 2 minuti di esclusione a Sofia Ferrazzi, una tra le atlete a sua volta maggiormente rappresentative della formazione ospite. Quindi 13-10 con Alessia Artoni pronta a scoccare la conclusione, il tiro dai 9 metri. Casagrande Padana che in questa fase ha sicuramente tutto l'interesse a non accelerare troppo i tempi e non forzare troppo la manovra, quindi ha tutto il tempo, a tempo e spazio per provare a rafforzare, a consolidare il dominio, l'impronta di supremazia impressa fino a questo momento sull'incontro. Un incontro che, lo ripetiamo, è contraddistinto da una posta in palio particolarmente consistente sia per le padrone di casa sia per le ragazze arrivate dall'Insubria. Gol di Simona Artoni che festeggia sempre meglio il compleanno. Simona Artoni che finisce a terra però subito dopo aver scoccato la conclusione vincente che ha dato luogo al 14-10. Si rialza già l'ala centrale classe 2000, quindi nessun problema fortunatamente per Simona Artoni con il numero 14. 14 sono anche i gol fin qui messi a segno dalla compagine allenata da Marco Agazzani contro i 10 di Cassano Magnago. Cassano Magnago ora comunque ha un divario ancora colmabile, questo va comunque detto, insomma un divario che ci sta tutto ma comunque ancora colmabile da parte delle giocatrici Amaranto, che ora Gloria Montoli prende un po' di tempo. Attenzione alla conclusione di Michela Cobianchi che va di nuovo a segno, 3 tiri consecutivi e 3 gol consecutivi per la capitana di Cassano Magnago, Michela Cobianchi, a cui bisogna sempre fare grande attenzione. C'è sfondamento in attacco da parte di Francesca Franco e la palla torna tra le mani o tra le grinfie, per usare un linguaggio più battagliero, di Cassano Magnago che ha una ghiotta opportunità a questo punto, cioè quella di piazzarsi almeno 2, di portarsi a 2 sole lunghezze di distanza dalle padrone di casa. Serve però un'azione ficcante e ragionata, serve tuttavia scandagliare con efficienza la difesa biancorossa, e ci riesce in questo momento Michela Cobianchi, che non concede scampo all'estremo difensore biancorosso Valentina Bonaccini in questo momento al posto di Nadia Aguilera Bordon. Dall'altra parte del campo però Asia Crystal Mangone ammonisce Cassano Magnago e dice: noi siamo ancora avanti, 15-12. Il suo gol determina il momentaneo 15-12, partita comunque ricca di realizzazioni, questo è un elemento in più che sicuramente favorisce lo spettacolo, e comunque punteggio ancora in bilico nonostante la supremazia territoriale da parte di Casagrande. Cassano Magnago che adesso appena ha proceduto a un cambio in porta, è uscita Nila Bertolino per far posto ad Alice Milan con il numero 95, ma intanto dobbiamo seguire l'azione d'attacco della formazione in subrica. Non va a segno un tentativo di Lisa Michelle Ponti, la difesa avversaria sbozza tutto e c'è time out richiesto dal tecnico casalgrandese Marco Agazzani, un time out che ci dà modo di riepilogare ancora una volta la situazione quando sono le 19 e un minuto qui al palazzetto Cheope di Casalgrande. 15 Casalgrande Padana, 12 Cassano Magnago, questo è il punteggio momentaneo per la Casalgrande Padana. 5 gol di Asia Mangone, 3 reti a testa per Ilenia Furlanetto e Simona Artoni, così come per Alessia Artoni, e un gol Marianna Orlandi, 1-1 ai rigori. Per quanto riguarda invece Cassano Magnago sono 4 i gol di Michela Cobianchi, 3 reti Giulia Gozzi, 2 gol a testa per Asia Macchi e Bianca Ioana Barbosu, e il quadro si completa con il gol siglato da Sara Zanellini, anche qui 1-1 ai rigori. I parziali 7-3 al decimo,
13-9 al ventesimo, sempre ovviamente a favore delle biancorosse, e ora 15-12 quando mancano 6 minuti e mezzo circa all'intervallo. Quindi situazione riepilogata e possiamo procedere quindi con il racconto di quanto resta di questo primo tempo. Casagrande Padana che ha l'opportunità di usufruire di un ulteriore movimento offensivo, terminato il time out chiesto da Agazzani, chiesto evidentemente in tutta evidenza per provare a concretizzare le strategie giuste per consolidare il risultato che in questo momento sorride a Furlanetto e Soce. Vediamo Orlandi, Ilaia Furlanetto, questa volta però la conclusione è alta, fuori misura, può ripartire Cassano, 6 minuti all'intervallo, 15-12 per Casalgrande, 15 chi difende, 12 chi attacca. Sofia Ferrazzi cede l'incombenza a Michela Cobianchi che, attenzione, realizza il suo quinto sigillo personale, questo ne fa la migliore realizzatrice al momento dell'incontro insieme alla sua rivale Asia Mangone. Ma c'è Simona Artoni intanto che fa 4 centri personali per l'ala centrale questa sera, ala stabilmente come del resto quasi sempre della Casagrande Padana. 16-13 quindi, sono sempre 3 i gol, margine quindi che resta immutato rispetto a pochi istanti fa. Ancora in attacco Cassano Magnago, ecco, non deve, ovviamente sta cercando probabilmente di limitare i danni il più possibile in questa fase finale del primo tempo, per poi cercare ovviamente di sfruttare tutte le potenzialità che indubbiamente caratterizzano le Amaranto, sfruttare tutte le potenzialità per provare nel secondo tempo a piazzare un ribaltone dal punto di vista del punteggio, ribaltone che però tuttavia per ora può attendere perché la Casagrande Padana è tornata in avanti dopo un'ennesima azione di attacco vanificata da parte delle ragazze ospiti. C'è Gaia Lusetti che serve in linea Furlanetto, Mangone per Furlanetto, Gaia Lusetti, adesso Agazzani ha gettato nella mischia anche la vulcanica centrale Gaia Lusetti classe 2002 che riceve palla in questo momento, cede la sfera a Orlandi, ancora Lusetti da questa Mangone si cerca di divincolarsi, serve bene con i contagiri Simone Artoni, ancora Mangone, prova il tiro, carica il tiro ma questa volta trova solo il palo a destra di una Alice Milan che comunque era ben piazzata e pienamente sulla traiettoria pronta per intercettare la conclusione. Cassano Magnago ancora avanti, la conclusione dall'ala di Sara Zanellini coglie di sorpresa la retroguardia avversaria così come il portiere Valentina Bonaccini, e 16-14 quando mancano poco meno di 4 minuti alla pausa. 16-14 il risultato, una Casagrande Padana che deve fare notevole attenzione a non dilapidare tutto l'importante patrimonio di gioco e di personalità messo in campo nel primo tempo, un patrimonio che adesso sta permettendo alle biancorosse di guidare ancora il confronto anche contro una Cassano che comunque con il passare dei minuti sta guadagnando parecchio in termini di combattività e soprattutto di efficacia. Non a caso adesso le ragazze venute dalla provincia di Varese sono in avanti e possono addirittura portarsi almeno uno, avete capito bene amiche ed amici di Neve Sports, scenario davvero impensabile fino a pochi minuti fa ma che adesso potrebbe concretizzarsi. Il tiro comunque di Lisa Michelle Ponti non va a segno ma è ancora Cassano in avanti a trovare una sponda conveniente. Vedremo chi caricherà il tiro, è difficile passare tra le maglie difensive biancorosse, non ci riescono infatti le cassanesi, non si intendono Michela Cobianchi e Montoli, ma a sua volta la Casagrande Padana vanifica un'ulteriore azione offensiva e così la palla può tornare a Cassano Magnago che può ancora aspirare quindi a portarsi sul meno uno. Partita che ve lo avevamo detto del resto non era affatto chiusa nonostante i minuti decisamente favorevoli, i lunghi periodi decisamente favorevoli alle padrone di casa, partita che non era affatto chiusa, mai prendere sotto gamba Cassano Magnago, un motto che si sta confermando, puntualmente confermando anche questa sera con Cassano Magnago che ora avrà moltiplicato le forze specialmente dopo questo gol di Michela Cobianchi. La capitana Amaranto sta iniziando a far valere la propria legge, 9 i suoi gol all'andata, questa sera sono già 6 compreso quello realizzato pochi istanti fa,
attenzione, la Casagrande Padana si addormenta ancora con la palla in mano, c'è irregolarità e quindi, signore e signori, Cassano Magnago sembrava impensabile fino a 8 minuti fa, ma Cassano Magnago può arrivare sul pari e forse potrebbe addirittura chiudere il primo tempo in vantaggio. Udite, udite, clamoroso al Paracheope, anche se clamoroso non più di quel tanto, visto considerando il valore delle giocatrici ospiti e considerando anche il fatto che non siamo nemmeno a metà partita. La conclusione dall'ala di Giulia Gozzi si stampa sull'incrocio dei pali a sinistra di Valentina Bonaccini, si salva Casagrande in questa occasione, ma serve un gol, altrimenti la minaccia del pareggio sarà sempre incombente sulla testa della compagine ceramica. Serve un gol, Casagrande Padana che deve essere molto attento in questa fase, non perdere la Trebisonda sul piano della concentrazione, sul piano della lucidità, non deve lasciarsi irretire da questo prepotente e meritato ritorno cassanese. Francesca Franco ha cercato la conclusione, ma c'è stato su di lei l'efficace contrasto di Giulia Gozzi. 9 metri per Casagrande, meno di un minuto all'intervallo, 16 chi attacca, 15 chi difende. Con Lusetti, Furlanetto, cede l'incombenza ad Asia Mangone. Asia Mangone serve Simone Artoni. Simone Artoni prova dall'ala, ma Alice Milan dice di no. C'è un intervento intanto sulla respinta di Lisa Michelle Ponti ai danni di Marianna Orlandi. In questo modo la Padana può mantenere la palla in attacco, così potrebbe essere fino al termine della frazione. Attenzione però, Riello e Panetta hanno la mano alzata, gioco passivo, Casagrande deve sbrigarsi a trovare il tiro di Asia Mangone sporcato dalla difesa Malanto, e così il tentativo velleitario di Lisa Michelle Ponti, un tiro dalla distanza che si perde fuori misura e quindi il punteggio non cambia. Attenzione, quindi si chiude qui il primo tempo qui al Palazzetto Cheope in Casagrande, questo il parziale al termine della prima mezz'ora di gioco. Casagrande Padana 16, Cassano Magnago 15, biancorosse quindi avanti di strettissima misura, ma il vantaggio era ben più consistente fino a pochi minuti fa, come avrete sicuramente visto e sentito attraverso il collegamento che Eleven Sports vi sta offrendo. Ora piccola pausa per noi, ma non senza prima avervi riepilogato la situazione emersa dopo i primi 30 minuti per la Casagrande Padana. 5 gol messi a segno da Asia Mangone, 4 il gol di Simone Artoni, 3 reti a testa per Ilenia Furlanetto ed Alessia Artoni, un gol Marianna Orlandi, 1-1 ai rigori. Per quanto attiene invece a Cassano Magnago, 6 gol firmati da Michela Cobianchi, la capitana che in questo momento è anche la migliore realizzatrice dell'incontro, 3 gol per Giulia Gozzi e 2 reti a testa firmate da Sara Zanellini, Asia Macchi e Bianca Ioana Barbosu. I parziali 7-3 al decimo, 13-9 al ventesimo e 16-15 come vedete alla fine del primo tempo, sempre ovviamente a favore delle biancorosse di casa. E anche per Cassano Magnago dai rigori il punteggio è 1-1, quindi questo è il quadro complessivo di quanto emerso in questa prima mezz'ora. Ora quando sono le 19:10 diamo la linea a Milano per un breve intervallo, ma ci risentiamo tra pochissimi minuti per vivere insieme le emozioni di questo secondo tempo tra Casagrande Padana e Cassano Magnago, sfida valevole per il 15° turno di massima divisione. A voi Milano, a tra poco.
E rieccoci, e rieccovi collegati con il palazzetto Cheope in Casalgrande. Sono le 19 e 16 minuti primi di questo sabato 11 febbraio 2023. Sta per cominciare il secondo tempo di questa contesa agonistica valevole per il quindicesimo turno della Serie 1 di pallamano femminile. Le protagoniste sono, come voi ben sapete, Casalgrande Padana in maglia gialla questa sera, la vedete sulla parte destra dei vostri monitor, e Cassano Magnago in casacca amaranto. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 16-15 a favore della compagine ceramica. Nicolò Rinaldi al microfono ancora una volta anche in questo secondo tempo per descrivere, per vivere insieme a tutto il pubblico di Eleven Sports tutto quello che questa partita avrà e ha ancora da dire, sicuramente parecchio, considerando anche l'assoluto rilievo della posta in palio. Lo ripetiamo a beneficio di quanti si fossero messi in visione e in ascolto soltanto in questo momento: Casagrande Padana che cerca, intanto c'è il gol di Simone Antoni, quinto personale, dicevamo, Casagrande Padana che cerca i due punti per distogliersi dal pericolo di cadere all'interno della zona play-out. Viceversa, Cassano Magnago vuole la vittoria per ravvivare le proprie ragionevoli speranze di conquistare un posto nei play-off che mettono in palio lo scudetto, i play-off di fine stagione. Intanto però, con il gol di Simona Artoni, la Casagrande Padana ha rafforzato il proprio margine di vantaggio, 17-15, ma c'è rigore ora a beneficio di Cassano Magnago. Se ne incarica Giulia Gozzi, però sbaglia la mira, 1-2, rigori per Cassano Magnago. Giulia Gozzi manda la palla fuori a sinistra della rientrante Nadia Ayelen Bordon. Nadia Ayelen Bordon, l'estremo difensore italo-argentino in forza alla Casagrande Padana, che durante il primo tempo aveva momentaneamente abbandonato il campo lasciando il posto alla collega di ruolo Valentina Bonaccini, aveva abbandonato il campo a causa di un malessere, di un piccolo infortunio alla caviglia. Comunque il problema è rientrato, tant'è vero che l'esperta guardiana ha ripreso in questo secondo tempo il proprio posto tra i pali della compagine ceramica. 17-15 il risultato, però non va a segno questo attacco della Casagrande Padana, di conseguenza Cassano Magnago può ripartire animata ancora dalla speranza di potersi riportare sul meno uno, quindi di ristabilire quella che era la condizione di partenza in questo secondo tempo. Quindicesima giornata, lo ribadiamo, e vediamo l'azione imbastita da Lisa Michel Ponti a servire Michela Cobianchi. Ancora Michela Cobianchi che viene molto cercata dalle proprie compagne di squadra, anche perché in questo momento la capitana Amaranto è la migliore realizzatrice dell'incontro con 6 centri a proprio attivo. Proprio Michela Cobianchi carica il tiro, ma questa volta la retroguardia casalgrandese sbozza bene, la palla finisce in angolo, un angolo che viene seguito da Giulia Gozzi, anche lei tra le migliori in campo nei ranghi in subrici. Giulia Gozzi ha già servito la compagna di squadra e c'è il tiro, c'è la conclusione ficcante, potente e vincente da parte della stessa Giulia Gozzi, che realizza così il suo 400 personale e riporta Cassano Magnago a una sola lunghezza di ritardo, 17 Casalgrande Padana, 16 Cassano Magnago. Non andate via, amiche e amici di Eleven Sports. Un saluto a tutto il pubblico di Fede Biancorossa, che per un motivo o per l'altro questa sera non ha potuto essere qui fisicamente presente al palazzetto di Via Aosta per applaudire e seguire le gesta delle beniamine di casa, ma un saluto anche, ovviamente non potrebbe essere altrimenti, a tutto il pubblico alto milanese, a tutto il pubblico di Cassano Magnago e più in generale di tutta la Lombardia, che è sicuramente collegato con noi in maniera numerosa e partecipe per sostenere la compagine allenata da Salvatore Onelli. Intanto 2 minuti inflitti a Sofia Ferrazzi, questa è già la sua seconda esclusione per 2 minuti, quindi attenzione a Sofia Ferrazzi che potrebbe rischiare il cartellino rosso. Intanto Francesca Franco prova a mettere il pugnetto per cercare di trovare un gol di rapina, ecco, tra virgolette, ma comunque il tentativo non è andato a buon fine. Nessun problema per Alice Milan, che ha subito favorito il rilancio a beneficio delle proprie compagne di squadra, che ora possono impostare una nuova azione offensiva. C'è la conclusione da parte di Lisa Michel Ponti e, signore e signori, quando siamo al 33esimo è pareggio, è perfetta parità, 17-17,
tutto da rifare, come dicono i commentatori qualificati in questi casi. 17 Casagrande Padana, 17 Cassano Magnago, e quindi ora la sfida prende ancora più corpo, prende ancora più sapore, perché intanto Ilenia Furlanetto con il suo quarto centro personale riporta avanti la Casagrande Padana, e quindi si sta concretizzando quella sfida equilibrata e intensa che da ambo le parti era stata preconizzata già in settimana. 18-17, mentre si sviluppa l'attacco in subrico, cogliamo l'occasione per ricordare di non perdervi le interviste post partita, che saranno disponibili già in serata o al massimo domani mattina sui profili social Facebook e Instagram della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Tutto ciò mentre Sara Zanellini realizza il 18-18 e sono tre gol per lei. Attenzione ad Asia Mangone, la potente conclusione dall'ala va a colpire in faccia Alice Milan, incidente fortuito ovviamente. Alice Milan che comunque riesce a sventare la conclusione potente e precisa, anche se in questo caso non efficace, da parte dell'ala biancorossa nel giro della nazionale, vale a dire Asia Mangone. 18-18 quando sono passati poco meno di 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, e giusto per stemperare un attimo la tensione agonistica che questo incontro sta portando con sé, apriamo una breve finestra sul campionato di Serie B regionale maschile, Serie B Emiliano Romagnola maschile, con la Modula Casalgrande che domani pomeriggio sempre qui al Palacheope sarà di scena in un delicatissimo confronto casalingo contro la Pallamano Carpi, la squadra di Serie B della Pallamano Carpi. Fischio d'inizio alle ore 18, è una sfida sicuramente cruciale, in particolare per la Modula Casalgrande del tecnico Corradini, che ha assoluto bisogno di punti per non allontanarsi troppo dall'area che consente di appunto disputare a fine campionato i playoff per salire in Serie A bronze. Quindi Modula Casalgrande contro Carpi, Carpi che a sua volta staziona in zona playoff, quindi insomma sarà un duello di medio alta classifica, tutto da seguire e con tante implicazioni non soltanto campanilistiche ma legate anche alla graduatoria, quindi Serie B Emiliano Romagnola maschile, Modula Casalgrande contro Carpi domani pomeriggio qui al Palazzetto Cheope a partire dalle ore 18, un appuntamento da non perdere. Ma torniamo in cronaca dopo aver aperto e chiuso questa breve finestra sulla terza serie maschile, per tornare a parlare ovviamente di Pallamano a uno femminile e nella fattispecie di Casagrande Padana Cassano Magnago, due squadre che in questo momento stanno impattando dopo che la Casagrande Padana aveva usufruito per larghi aveva costruito per larghi tratti del primo tempo un ampio margine di vantaggio, un vantaggio che è arrivato a raggiungere anche le sei lunghezze, ma è un margine che Cassano ha saputo sgretolare passo passo, complice anche e soprattutto una Michela Cobianchi che ha preso man mano confidenza con la partita fino a raggiungere la palma momentanea ma comunque sicuramente significativa di miglior realizzatrice dell'incontro fino a questo momento, 6 le reti della capitana in subrica. 18-18 semi punteggio con Cassano Magnago che però ora ha una occasione maiuscola per portarsi in vantaggio per la prima volta durante questo incontro. Quindi una palla importante anche dal punto di vista psicologico. Vediamo lo sviluppo dell'azione Amaranto. Attenzione a questa conclusione caricata da Bianca Ioana Barbosu, ma ci arriva Nadia Yelen Bordon con uno dei suoi interventi magistrali, quindi niente di fatto per il momento. Cassano non riesce a mettere la freccia, ma forse, chissà, l'appuntamento potrebbe essere soltanto rimandato. Casagrande Padana intanto di nuovo in avanti con Lusetti a servire Furlanetto. È una Casagrande Padana che sembra avere smarrito quella che era la vivacità che l'ha contraddistinta nei primi 20 minuti di questo incontro, ma nonostante ciò le biancorosse restano ugualmente in partita per provare a ottenere questi due punti che varrebbero non oro, platino a livello di classifica. Attenzione là, l'ala Marianna Orlandi è libera, subisce l'intervento da parte di Giulia Gozzi, vedremo quale sarà il provvedimento arbitrale, un provvedimento arbitrale che commina due minuti proprio a carico della stessa Giulia Gozzi. Questa è una defezione sicuramente importante per la formazione ospite, Giulia Gozzi una tra le giocatrici non solo più rappresentative ma anche tra quelle che fin qui hanno sicuramente meglio figurato in questo incontro. C'è rigore, Ilenia Furlanetto contro Alice Milan, Furlanetto Milan, Furlanetto Milan, alla meglio Ilenia Furlanetto.
qui e sono 5 le sue reti, 5 le sue reti, lo stesso vale anche per Asia Mangone e Simona Artoni, entrambi i suoi compagni di squadra. E in questo momento la Casagrande Padana, con questa realizzazione, ha potuto rimettere il naso avanti 19 a 18. Adesso lieve momento di sospensione, c'è un movimento sulla panchina Amaranto, il tempo però sta scorrendo ancora. Si riparte. 19 a 18 viene aggiornato puntualmente anche il punteggio in questo momento sul tabellone luminoso del palazzetto Cheope di via Aosta. Cassano avanti, ora Lisa Michelle Ponti per Eva Brogi a cercare Ponti, Lisa Michelle Ponti, veemente l'azione di Cassano Magnago che cerca il tiro con Gloria Montoli e c'è rigore per l'intervento commesso ai suoi danni, c'è rigore quindi Cassano Magnago, grazie a Michela Cobianchi che in questo momento si incarica di eseguire questa conclusione dai 7 metri. Cassano può impattare di nuovo, Michela Cobianchi ha la meglio su Nadia Ayelen Bordon e sono 2 su 3 i rigori messi a segno dalle Amaranto. 19-19, ancora pari, quante emozioni, quanti sussulti, Marianna Orlandi e Francesca Franco non si intendono in questo frangente e così Cassano acquisisce una palla, acquisisce una palla offensiva che potrebbe dare alle varesine il momentaneo vantaggio per la prima volta durante questo incontro, quindi palla che pesa quintali per le ragazze allenate da Salvatore Onelli. E ora vediamo lo sviluppo del movimento, Eva Brogi molto attiva in questi ultimi minuti, soprattutto c'è l'intervento ai danni di Sara Zanellini, quindi la palla resta nelle mani della formazione ospite che sta sviluppando una crescente pericolosità, anche se fino a questo momento la difesa casalgrandese dimostra di reggere ancora abbastanza bene. La conclusione dall'ala di Chiara Priolo è fuori misura, Nadia Yelen Bordon quindi raccoglie la sfera e può rilanciare l'azione offensiva a casalgrandese quando scocca il 40° e siamo 19-19. La conclusione di Simona Artoni rompe la parità, 6 gol per Simona Artoni, buon compleanno a lei, 23 anni festeggiati quest'oggi così come la sorella Alessia Artoni. E comunque Simona con 6 reti mette a segno il momentaneo 20-19 che permette alla Casagrande Padana per il momento di allontanare il rischio sorpasso e di rimanere al comando dell'incontro, di questo incontro come del resto accaduto quasi sempre fin dall'inizio della contesa. 20-19, ma attenzione a Cassano Magnago che costruisce una palla a mano sempre più tambureggiante, questa volta termina fuori la conclusione di Eva Brogi, ma la palla rimane nelle mani di Cassano che usufruisce di un angolo eseguito da Giulia Gozzi. Giulia Gozzi per Lisa Michelle Ponti, Lisa Michelle Ponti si fa largo, cambia tutto per Michela Cobianchi, Eva Brogi carica il tiro ma Nadia Yelen Bordon respinge puntualmente, sulla respinta ci prova Giulia Gozzi ma il tiro è fuori misura, 2 occasioni da gol vanificate da parte delle ragazze ospiti. E ora Furlanetto a servire Alessia Artoni, ma Alessia Artoni la conclusione sbatte su Nila Bertolino che intanto è rientrata a difendere la porta Amaranto. Ancora Cassano in avanti, carica il tiro Lisa Michelle Ponti, ci arriva Bordon ma c'è comunque irregolarità e quindi può ripartire Casalgrande alla ricerca del più 2, alla ricerca della costruzione di un ulteriore mattoncino che porta a costruire la casa della vittoria. Vittoria che comunque al momento è tutt'altro per scontata. Tutt'altro che scontata per Cassano Magnago, ma anche ovviamente per le padrone di casa, che attaccano ora con Lusetti Franco, Morlandi, Gaia Lusetti a servire Asia Mangone. Asia Mangone carica il tiro ma viene ben stoppata da Giulia Gozzi. Franco ora dai 9 metri per Lusetti, da questa Furlanetto per Gaia Lusetti, cede a Francesca Franco, di nuovo in linea Furlanetto, Asia Mangone, serve Furlanetto, Simona Artoni fa una girella per servire Asia Mangone prova a caricare il tiro ma viene ben stoppata nella circostanza da Eva Brogi, quindi
20-19, sempre un nuovo 9 metri a beneficio dei biancorossi. Ilaria Furlanetto ha spazio per tirare, ma la conclusione termina alta sulla traversa. 20-19, non cambia quindi il punteggio. E Cassano quindi ha un'altra occasione per impattare. Giulia Laita ora. Laita, Cassano Magnago che sembra non voler accelerare eccessivamente i tempi, sembra volersi prendere tutto il tempo necessario per sprecare, per ridurre al minimo la quantità di palloni sprecati e vanificati, palloni sprecati e vanificati che Cassano Magnago ha sicuramente accumulato fino al 20° per poi compiere un netto passo avanti sul piano dell'efficienza, un passo avanti che ha coinciso con miglioramento sul piano realizzativo da parte di Michela Cobianchi, che in questo momento è ancora la migliore realizzatrice dell'incontro con 7 reti. E ora vediamo, e c'è un palleggio affannoso da parte di Michela Cobianchi, che infatti perde palla, può riprendere Casagrande l'azione offensiva. Marianna Orlandi per Asia Mangone, sempre 20-19 quando siamo quasi al 14° nel corso della ripresa. Incertissima ancora l'assegnazione di questi due punti. A questo punto, scusate il gioco di parole, perdonatelo, non è escluso neanche un pareggio, non è escluso neanche una suddivisione della posta in palio, che forse premierebbe, sarebbe più utile alla Casagrande Padana che non a Cassano Magnago. Comunque c'è ancora moltissimo da dire. Mangone cerca di trovare il pertugio giusto, viene stoppata dalla retroguardia Amaranto. 9 metri per Casalgrande, se ne incarica Simone Artoni. Cede l'incombenza Francesca Franco. Ilenia Furlanetto, Asia Mangone molto cercata dalle sue compagne di squadra durante l'intero incontro. Ora però c'è intervento in attacco da parte di Mangone. Ai danni di Giulia Gozzi, e quindi Cassano può ripartire ancora una volta alla ricerca del pareggio. E sono quando sono le 19:33 qui a Palazzetto Cheope, ancora una ventina di minuti circa, 20 minuti incluse eventuali soste, per avere la certezza su quello che sarà il punteggio finale di questa vincente tenzone pallamanistica tra Casagrande Padana e Cassano Magnago. Corna Cassano in avanti alla insistente ricerca del pari. Gloria Montoli adesso. Lisa Michelle Ponti riceve palla in questo momento. Lisa Michelle Ponti cede a Michela Cobianchi. Michela Cobianchi prova a servire Gloria Montoli, che però viene ben contrastata da Francesca Franco. Cassano resta in avanti e usufruisce di un 9 metri. Gloria Montoli adesso a Lisa Michelle Ponti. Michela Cobianchi, attenzione al suo tiro, potrebbe caricare la conclusione. Giulia Laita lo fa, ma c'è irregolarità da parte dell'Amaranto, e quindi la Casagrande Padana ancora una volta sventa questa importante minaccia. 20-19. Diciamo che in questa fase entrambe le contendenti stanno commettendo una buona quantità di sviste e di errori, ma nessuna delle due sembra approfittarne, quindi questa situazione di stallo mantiene ancora la Padana avanti, sia pure flebilmente. Di una sola lunghezza, 20-19, Simone Artoni adesso per Asia Mangone. Onelli agitato, invoca una maggiore intensità difensiva da parte delle sue ragazze, ma intanto Casagrande in avanti con Lusetti, con Mangone. Vince bene la resistenza Maranto. A Orlandi conclude troppo su Nila Bertolino, ma ci sono 2 minuti inflitti. È così. A Marianna Orlandi, e quindi Casagrande resta momentaneamente in inferiorità numerica. 20-19 quando sono le 19:35. Sempre siamo in collegamento su Eleven Sports. 20-19 per la Padana in questo confronto valevole per il 15° turno, e anche un momento, anzi l'agenda la vediamo dopo, perché adesso dobbiamo seguire questa nuova azione offensiva da parte di Cassano Magnago, che non è ancora, non ha alcuna intenzione di concedere sconti. C'è la conclusione di Eva Brogi, ma Nadia Yelen Bordon si supera ancora una volta. Se la Padana riuscirà a portare a casa, anzi a mantenere a casa l'intera posta in palio, lo dovrà moltissimo anche gli interventi della guardiana italo-argentina.
Ora Furlanetto si è segnato veramente pochissimo in questi ultimi minuti, non a caso al 40esimo la situazione era di 19 a 19, ora siamo al 47esimo, ma è stato segnato solo un gol, quello della Casagrande Padana, che ha permesso alle biancorossi in questo momento di prevalere. Vediamo ora Alessia Artoni per Francesca Franco cede l'incombenza ad Asia Mangone, ma attenzione, gli arbitri hanno il braccio alzato, la Padana deve inventarsi un tiro a tutti i costi. Mangone, Franco cerca di divincolarsi, ci riesce, è un 9 metri per le biancorosse, ma Casalgrande deve sbrigarsi. Furlanetto, c'è sempre un'efficace ragnatela difensiva da parte di Cassano Magnago che in questo momento può riacquisire la sfera. Ancora niente gol, quindi Eva Brogi, numero 35, Eva Brogi si inventa un buon passaggio per Lisa Michelle Ponti, Michela Cobianchi, Lisa Michelle Ponti, Eva Brogi, ancora Ponti, ancora Brogi, traseggio Ponti, Brogi, adesso Ponti riceve palla, Michela Cobianchi prova a cambiare tutto per Sara Zanellini, Cobianchi, duello tra Cobianchi e Alessia Artoni, ha la meglio Cobianchi perché riesce a servire Lisa Michelle Ponti e Lisa Michelle Ponti va a realizzare il gol che vale il 20 a 20. Quante emozioni, quanti sussulti, non andate via amiche e amici di Eleven Sports, rimanete collegati con Casalgrande, per Sanremo c'è tempo, adesso i riflettori devono essere puntati su Casalgrande, su Palazzetto Cheope di via Aosta, vale veramente la pena di vedere, di osservare come andrà a finire questo incontro così cruciale per la classifica. E quando sono passati 18 minuti e 45 secondi dall'inizio del secondo tempo, Marco Agazzani, il tecnico biancorosso, chiama time out e noi ne approfittiamo per riepilogare il tabellino emerso fin qui, quindi 20 a 20 il punteggio per la Casagrande Padana, 6 gol di Simona Artoni, 5 reti a testa per Asia Mangone e Ilenia Furlanetto, 3 gol di Alessia Artoni e 1 firmato da Marianna Orlandi. Per quanto concerne invece Cassano Magnago, 7 le realizzazioni da parte di Michela Cobianchi, 4 gol di Giulia Gozzi, 3 reti Sara Zanellini, 2 gol a testa per Asia Macchi, Lisa Michelle Ponti e Bianca Ioana Barbosu. I parziali al decimo 7 a 3 per Casalgrande, al 20esimo 13 a 9, fine primo tempo 16 a 15 sempre per la Casalgrande Padana. Al 40esimo 19 a 19 e ora al 48esimo e 45 secondi, come state presumibilmente vedendo sui vostri monitor, 20 a 20, ancora perfetta parità. Due parole sull'agenda: sabato prossimo entrambe le contendenti torneranno in campo per il 16esimo turno, nella fattispecie Cassano Magnago sarà ospite del Bressanone su Tirol a partire dalle ore 16.30, turno esterno anche per la Casalgrande Padana che a partire dalle ore 18 sarà impegnata al Palacardella di Erice contro le fresche vincitrici della Coppa Italia di A1 femminile. A seguire sabato 25 febbraio, turno interno per la Casalgrande Padana che ospiterà la StarMed TMS Teramo e noi ci risentiremo qui da Palacheope proprio il 25 febbraio. Invece Cassano Magnago ospiterà al Pala Tacca la AC Lifestyle Erice che abbiamo già menzionato questo sabato 25 febbraio. Intanto, mentre riepilogavamo l'agenda, un gol per parte, Alessia Artoni prima e Giulia Laita poi, quindi ancora la parità, non ne vuole sapere di spezzarsi, 21 a 21. Che serata qui al Palazzetto Cheope, che serata vincente, che serata intensa, che serata viene proprio da dire, per non dare l'enfasi, ma incontri come questo meritano sicuramente un certo entusiasmo da parte di chi li vive e di chi li segue. Allora Furlanetto, il tiro, Mila Bertolino smanaccia, un po' sfortunata in questo frangente la guardiana varesina, perché Ilenia Furlanetto riesce comunque a trovare il gol numero 6 personale e la rete che riporta avanti la Padana 22 a 21. Meno di 10 minuti al termine, che emozioni, che sussulti. Cassano in avanti, Lisa Michelle Ponti molto attiva specialmente in queste ultime fasi, ma fin dall'inizio dell'incontro perde palla in questo momento Giulia Laita, la retroguardia biancorossa capisce tutto, prova a lanciare il contropiede Alessia Artoni, ma Marianna Orlandi non ci arriva in tempo, non arriva a intrappiodare il pallone, così Cassano Magnago riprende dall'ala,
Pioli, ma Nadia Yelen Bordon dice di no, tuttavia la palla resta nelle mani dell'Amaranto. 22-21, gara combattuta ma comunque corretta, questo va detto da parte di entrambe le compagini. 22-21, vediamo Marco Agazzani, il tecnico casalgrandese, che ha qualcosa da dire con gli arbitri. Frasi animate, ma comunque non paiono esserci provvedimenti, anzi non ci sono provvedimenti a carico del timoniere casalgrandese. 22-21 il risultato. Ricordiamo ancora una volta, non perdeteli questa sera o al massimo domani mattina le interviste post partita sui canali social Facebook e Instagram della Pallamano, Spallanzani, Casalgrande. Ci sarà un'intervista per parte, una alla Casalgrande Padana e un'altra ovviamente da parte di Cassano Magnago, da parte di una protagonista della compagine Amaranto. Quindi un altro appuntamento da non perdere. Per completare l'informazione su questa partita, intanto Nadia Yelen Bordon abbassa la saracinesca sulla staffilata di Lisa Michelle Ponti. Quindi 22-21, quando veleggiamo verso il 22esimo della ripresa, e la Padana ha l'opportunità imperdibile di portarsi sul più 2. Mangone, Lusetti, Lusetti per Alessia Artoni, per Ilenia Furlanetto. Vedremo cosa si inventerà, si inventa un passaggio per Gaia Lusetti, la palla torna a Furlanetto, vedremo se Mangone potrebbe caricare il tiro, non lo fa però si accentra, ci prova adesso, il tiro però è sbilenco e sporcato dalla difesa Amaranto, e così Cassano Magnago può ripartire col contropiede. Mariano Orlandi Alpiona, Eva Brogi le porta via il pallone regolarmente secondo gli arbitri, e così si procede con una Casalgrande Padana ancora in avanti. Artoni per Lusetti, Franco, Mangone, vediamo Furlanetto per Franco, per Mangone, ancora Franco, Simone Artoni, fasi nevralgiche del confronto, fasi nevralgiche da non perdere, fasi nevralgiche tutte da seguire con Simone Artoni che prova la conclusione ma la palla termina di un filo fuori a sinistra di Nila Bertolino, e così Cassano può ripartire alla ricerca del pareggio. Vediamo la palla che filtra, adesso ancora Lisa Michelle Ponti, vedo pendolino del gioco Amaranto in queste fasi. Salvatore Onelli chiama il time out e noi ripiloghiamo la situazione quando sono le 19:44 minuti qui al Palazzetto Cheope. 22 Casalgrande Padana, 21 Cassano Magnago il punteggio, il tabellino per Casalgrande Padana, 6 gol a testa, Ilenia Furlanetto e Simone Artoni, 5 reti Asia Mangone, 4 reti Alessia Artoni, 1 gol Marianna Orlandi. Per quanto attiene invece alle alto milanesi, 7 reti Michela Cobianchi, 4 di Giulia Gozzi, 3 gol di Sara Zanellini, 2 centri a testa per Asia Macchi, Lisa Michelle Ponti e Bianca Ioana Barbosu, e una rete Giulia Laita. I parziali li abbiamo già letti prima, quindi avete già visto, e lo diciamo a beneficio di chi si collegasse solo in questo momento, dominio incontrastato da parte della compagine ceramica per i primi 20 minuti, ma poi Cassano Magnago ha sfruttato al meglio ogni indecisione da parte delle biancorosse per riportarsi sotto nel punteggio parziale, e ora si è arrivati a questa situazione che comunque, va detto, rispecchia bene l'andamento della contesa dal 20esimo in poi. Entrambe le squadre possono vincere questa contesa, entrambe le squadre stanno dimostrando di meritare i 2 punti, ma l'assegnazione dell'ambita posta in palio resta ancora avvolta nel mistero e resterà tale ancora per poco più di 6 minuti. Cassano Magnago in avanti con un'azione molto ben manovrata, Onelli avrà sicuramente catechizzato le sue ragazze a dovere per gestire una palla così pesante. Lisa Michelle Ponti per Michela Cobianchi, Michela Cobianchi si è un po' fermata dal punto di vista realizzativo ma resta sempre un punto di riferimento per l'Amaranto. Casalgrande Padana riconquista palla, Furlanetto per Alessia Artoni, Mangone, Franco, Padana che non vuole accelerare troppo i tempi, Padana che vuole gestire al meglio questa sfera, Padana che non può permettersi il lusso di sbagliare, come già
ribadito tante volte anche sul sito internet della società e anche sugli articoli usciti sulla stampa locale, sulla stampa reggiana in questi giorni, anche stamattina. 22-21 comunque non va a segno questa conclusione ancora. Torna incertezza, è vero, grande spettacolo questa sera, ma va detto anche tanti errori al tiro da parte di entrambe le contendenti, merito dell'efficacia difensiva che entrambe le contendenti hanno saputo sviluppare. Dal ventesimo in avanti sono stati due avversari speculari, questa Casagrande Padana e questa Cassano Magnago, e quindi se la partita si chiudesse in parità, questo rispecchierebbe bene l'andamento, quello che è stato l'andamento di gran parte della contesa, della maggior parte della contesa. Ma nulla è ancora deciso. È una Cassano Magnago che crede ancora nella vittoria, ne ha tutte le ragioni. Montolli non riesce ad arpionare la sfera, Michela Cobianchi, e quindi la Casagrande Padana ne può approfittare per raggiungere questo agognato più due, agognato da parte ovviamente delle padrone di casa. Nel dopo partita ci sarà sicuramente molto di che dire, di che disquisire. 22-21, vediamo Simone Artoni, Ilenia Furlanetto prova a cercare il passaggio a Simone Artoni, lo trova ad Alessia Artoni, pardon, lo trova, ma Nila Bertolino dice di no, la rimessa in gioco è comunque a favore delle biancorosse che continuano a condurre per una sola lunghezza, e da ora in avanti qualsiasi gol pesa quintali nell'economia del risultato, pesa quintali, pesa tonnellate per quelle che saranno le sorti conclusive dell'incontro. Furlanetto per Mangone, da questa Franco, Francesca Franco, vedremo che sponda individuerà, c'è un intervento di Michela Cobianchi su Mariana Orlandi, gli arbitri se ne avvedono e assegnano il 9 metri a favore delle padrone di casa. Vediamo, Furlanetto potrebbe colpire in elevazione, lascia l'incombenza ad Alessia Artoni. Alessia Artoni che trova un gol pesantissimo, il suo quinto personale, 23 per la Casagrande Padana, 21 per Cassano Magnago, e ora il pubblico del Palacheope leva sempre più in alto il proprio grido, il proprio grido per incitare le beniamine di casa che sono a un passo da una vittoria che però potrebbe ancora sfuggire. Attenzione all'azione di Cassano Magnago, Michela Cobianchi cede la sfera a Bianca Ioana Barbosu che non perdona con la sua bordata, una di quelle bordate che l'hanno resa proverbiale, che la rendono proverbiale nell'ambito della pallamano italiana e non solo. Bianca Ioana Barbosu dice Cassano Magnago non si arrende, non si arrende fino all'ultimo. 23-22, si levano le sirene anche di incitamento per le biancorosse quando mancano soltanto 3 minuti al termine dell'incontro. Simone Artoni, Mangone prova a caricare la conclusione, ma c'è stato un intervento precedente su di lei, non viene dato valido questo gol, quindi la Padana ricomincerà da un 9 metri in proprio favore. Furlanetto, Furlanetto penetra bene la difesa, grande gioco, grande lettura della situazione da parte della capitana biancorossa che riesce a ricavarsi lo spazio vincente per un 24-22. Ora c'è un intervento commesso da Marianna Orlandi, la panchina biancorossa, da Francesca Franco, pardon, la panchina biancorossa protesta, ma gli arbitri sono irremovibili nel determinare l'esclusione per 2 minuti combinata alla pivot casalgrandese. E perdere Francesca Franco in questi frangenti quasi fino a fine partita vuol dire tanto, vuol dire parecchio. La defezione di Francesca Franco ridà spago alle residue speranze in subriche di acciuffare quantomeno un pari. Vediamo, seguiamo tutto da seguire questo attacco Amaranto. Ancora Michela Cobianchi, attenzione a spazio, cede la sfera a Sara Zanellini, ma la sfera sfugge di mano a quest'ultima e così la Padana può ripartire, può respirare, può gestire 2 gol di vantaggio quando mancano poco più di 2 minuti al termine. È una Padana monca senza Francesca Franco, questo è il senso, senza Francesca Franco, ma è una Padana che proprio adesso deve dimostrare di saper fare la differenza anche senza una tra le sue atlete più di vaglia e più efficaci. Furlanetto, un gol qui potrebbe voler dire vittoria sicura per le biancorosse. C'è
la capitana biancorossa, la migliore realizzatrice dell'incontro, 28-22. Ma Cassano Magnago replica immediatamente con Bianca Ioana Barbosu, che realizza il suo quarto centro personale. La replica immediata tiene ancora a galla Cassano Magnago. Amiche ed amici, in collegamento su Eleven Sports, tutto è ancora da decidere, tutto è ancora da scrivere. C'è un time out richiesto da Marco Agazzani, un minuto e mezzo al termine, 25 Casalgrande Padana, 23 Cassano Magnago, 19:51 minuti primi qui a Palazzetto Cheopi in via Aosta. La Casalgrande Padana è vicinissima a ottenere la sua prima vittoria nel 2023 dopo tre sconfitte in campionato e la sconfitta in Coppa a Rimini contro Erice. Cassano Magnago però non può, non deve mollare. Onelli sta impartendo le ultime direttive, ma intanto Petazzi ha qualcosa da dire con gli arbitri, una piccola discussione che rientra subito. Ricordiamo intanto gli impegni di sabato prossimo: entrambe le formazioni saranno impegnate fuori casa, nella fattispecie Cassano Magnago a Bressanone dalle 16:30 sul parquet del Palalaghetto, Casalgrande Padana al Palacardella di Erice dalle ore 18. Noi invece ci risentiremo qui il 25 febbraio, quando la Casalgrande Padana ospiterà la StarMed TMS Teramo. Invece Cassano Magnago, sempre il 25 febbraio, riceverà Erice al Palatacca in Piazza Lega Lombarda. Qui però siamo al Palazzetto Cheope di via Aosta, 25-13, Mangone per Alessia Artoni. Attenzione Marianna Orlandi, Simone Artoni riesce in qualche modo a trattenere il pallone, il tempo passa in un qualche modo. Furlanetto viene bloccata dalla retroguardia Maranto, ma il tempo passa e la Padana è sempre avanti. Mangone trova il gol e questa è la vittoria, gol vittoria. 26 Casalgrande Padana, 23 Cassano Magnago. Ora lo possiamo dire, quando manca meno di un minuto al termine, la Casalgrande Padana trova due punti preziosissimi per raggiungere la salvezza diretta e ottiene la prima vittoria in questo 2023. Onore anche a Cassano Magnago, che dopo un inizio particolarmente problematico, intanto c'è la traversa di Asia Mangone, dopo un inizio e anche di Alessia Artoni, dicevamo Cassano Magnago, dopo un inizio di gara sicuramente problematico, ha trovato le strategie, gli spunti giusti per raddrizzare la partita, per andare vicina a un risultato utile. Ha dimostrato fino quasi all'ultimo di poter ambire a un pareggio, se no addirittura alla vittoria, ma nel complesso, tra alti e bassi, è una Casalgrande Padana che comunque quest'oggi ha dimostrato di avere la classica marcia in più, e lo diciamo con la massima obiettività, non ce ne vogliano le amiche e gli amici che seguono la formazione Amaranto, una formazione Amaranto che comunque non abbandona, non può, non deve abbandonare la corsa per i playoff tricolori, anche se ora con questa sconfitta ovviamente il tragitto varesino, il tragitto in subrico verso gli spareggi scudetto si fa decisamente più complesso. 26-23, Cassano resta quindi a quota 16, Casalgrande Padana sale a 14, gli ultimi 21 secondi del confronto servono soltanto a determinare l'esatta entità dell'affermazione biancorossa. Una bella serata per la Casalgrande Padana, trionfatrice di fronte al proprio pubblico. ...26-23, ancora una manciata di secondi per conoscere il risultato finale. C'è la conclusione di Giulia Laita, che rende meno amara l'infruttuosa trasferta varesina. 5 secondi al termine, Franco trova bene un suggerimento per Simone Artoni, che mantiene la palla, ma finisce qui la gara e la gara si conclude con il successo da parte della Casalgrande Padana. Si chiude qui quindi con il successo della Casalgrande Padana. Ripetiamo quindi il finale, ribadiamo il finale qui al Palazzetto Cheope di Casalgrande. Casalgrande Padana 26, Cassano Magnago 24. Ripeto, Casalgrande Padana batte Cassano Magnago 26-24. Riepiloghiamo il tabellino, quanto è successo dalle 18:30 in poi fino a pochi istanti fa.
per la Casagrande Padana, 8 i gol messi a segno da Ilenia Furlanetto, 6 reti a testa per Asia Mangone e Simona Artoni, 5 gol di Alessia Artoni e una rete Marianna Orlandi. Per quanto attiene invece Cassano Magnago, 7 i gol della capitana Michela Cobianchi, 4 gol a testa per Giulia Gozzi e Bianca Ioana Barbosu, 3 reti Sara Zanellini, 2 gol a testa per Giulia Laita, Asia Macchi e Elisa Michelle Ponti. I parziali al decimo 7-3 per la Padana, al ventesimo 13-9 e a fine primo tempo 16-15 sempre per la Casagrande Padana. Al quarantesimo 19-19, la parità quindi al cinquantesimo Casagrande Padana avanti per 22-21 fino ad arrivare, l'abbiamo detto, al 26-24 finale. Con i collegamenti dal Palacheope ci sentiamo fra 15 giorni. Sabato 25 febbraio quando le biancorosse ospiteranno Teramo, ma ricordiamo che si gioca a pallamano e Eleven Sports vi mostrerà le partite della massima divisione femminile anche sabato prossimo, nella fattispecie Erice Casalgrande e Bressanone sul Tirol Cassano Magnago. Quando sono le 19:57 minuti primi qui dal palazzetto Cheope è davvero tutto per questa sera, è davvero tutto e un arrivederci alle sicuramente prossime, alle prossime sfide, e ancora grazie per averci seguiti. A presto e buona sera a tutti, a voi Milano.